l'antenna è fatta così. Quando vi capita di vedere, tanto importante, da lì uno scambio, la maggior parte sono fatte così. Perché è importante sapere perché sono fatte così? Prima di tutto, secondo voi com'è la forma? Com'è la forma di una cellula? Com'è fatta? Com'è fatta una cellula? Convenzionalmente tabulare. Convenzionalmente tabulare è la risposta giusta. Ma la cosa più importante della sua risposta è convenzionalmente. L'ha inventata voi. Io non li posso portare che ci stanno i nomi, Fabio, non li posso. C'ho una consulenza. Una consulenza fatta dal reparto specialistico dei carabinieri. Premetto, io stimo la polizia, i carabinieri fanno dei lavori principalmente in ambito di profiling, no? La psicologia, ma anche in ambito di informatica, di controllo di computer. L'ultimo processo è la consulenza della verifica del computer, i log, il tracciamento delle cose, perfetto. Ma quando si arriva a questo argomento, per carità, in questa consulenza firmata, portata al processo, le celle su cui si basava la consulenza, quindi la ricostruzione della localizzazione, erano esagonali. Era Google Maps con l'esagono. E dire, c'è questo esagono, quindi se l'abitazione stava qua, sta fuori dall'esagono, non ci arriverà mai. Ma non è. E l'ha sbagliato perché se no mi avrebbero arrestato. Ma va bene, esagono. Ma lei che ne sa che l'esagono arriva qua? Questa contenta, no? Che aveva inclinato, per esempio. Ma lei che ne sa? No, se l'antenna sta qua e l'esagono lo disegna così, così, lei che ne sa che se la casa sta qua e l'esagono arriva qua? Ma perché non lo disegna così? Ah, perché abbiamo fatto le misurazioni. Avete fatto le misurazioni per disegnare l'esagono? Sì. Siamo andati in una macchina con il telefonino di maresciallo. E abbiamo visto che ci abbiamo settato sul telefonino. Ah, questa non la vede più. Allora la vede ancora. Abbiamo fatto il giro con la macchina. Quindi voi avete fatto l'esame con la macchina. Avete fatto proprio un esame. Eh sì. Che non poteva dire altrimenti. Questo non è stato fatto niente. Quindi avete fatto un esame. E c'era una pagina della consulenza. Avete fatto l'esame. E quindi arrivava qua. Quindi vuol dire che voi avete proprio qua. Non c'era quasi. Si era come esame. Ho cambiato pagina. Lo sapevo, eh? Allora mi spieghi questa. Che succede? Che questa pagina è la scala 1 a 100 e c'era l'esagono del PowerPoint incollato. La seconda era una scala molto più ampia, ma l'esagono com'era secondo voi? Uguale, era l'esagono prima preso e incollato sulla struttura dopo. Ma peggio è che c'era la posta qua. Qua c'era il mare. Quindi ho detto, quindi avete preso la barca. Però non c'è mai avere risposta su questa cosa, perché poi mi si dice sempre sia tranquillo, sia attento, non esageri, e la risposta poi me l'ha data, no? Quindi hanno preso la barca, i carabinieri, e hanno fatto così. E quindi questo perché? Dicevo, no, se sta qua non poteva essere agganciato da questa, sta qua, quindi mi si era messo l'esagono, no? E poi se era rimpicciolito a piacere. Poi c'era un'altra rappresentazione, molto più gli serviva un'altra cosa, e quindi mantenendo pure poco furbo, no? Mantenendo lo stesso esagono, per farsi tornare dove poteva arrivare o dove no, cambiava la scala della mappa sotto. Almeno cambia la scala dell'esagono, no? Ma secondo voi realmente, io faccio questo intermezzo perché diciamo prima vi ridevo, io adesso non ci dubbio perché io stavo, quello là è stato pure assolto per caso. E secondo voi nella realtà è un esagono? No. Nella realtà convenzionalmente è un esagono e non è neanche più un esagono. Ma nella realtà l'onda arriva qua e si ferma? No. Ma non è neanche un cerchio, non è neanche voi faccio vedere com'è, non ha una forma definita. È tutto frastagliato ed è la primaria. Cioè vuol dire che pure se fosse un esagono qua arriverebbe lo stesso, perché l'esagono, ecco perché vi dico che i concetti che si accavallano non ci daria mai a sviscerarli, perché pure se fosse un esagono, io non ho fatto il tempo a dirlo là perché mi hanno zittito,
pure se fosse un esagono, questa è una rappresentazione sbagliata, ovviamente, che è convenzionale, scolastica, non è teorica, la teorica la vediamo dopo, è scolastica, ma oltretutto è la primaria, cioè l'area di la zona in cui quella è primaria, ma quella arriva pure qua, perché stava vicino il punto, solo che qua non è primaria, ma per quello che abbiamo detto prima, comunque io la potrei vedere, la vedo quando sto qua, e in particolari condizioni mi serve, cioè mi serve nel senso che è la servente quando chiama, quindi comunque pure se fosse vero l'esagono, non sarebbe vera la conclusione. Puoi immaginare in una singola cosa quanti errori si sono accavallati, e quindi uno deve partire dal primo e resta al primo. Ma capite l'enormità degli errori che si fanno? Si fanno, questo è 2014. E le implicazioni di questi errori? E questo è 2014, non stiamo parlando della teoria che è appena nata. Tanto più che la rappresentazione convenzionale, arrivo alla foto dell'antenna, non è neanche di questa convenzionale scolastica. Perché questa è una rappresentazione scolastica quando le antenne erano omnidirezionali, cioè c'era un'antenna che serviva la sua zona sparando il segnale da tutte le parti. Adesso si chiamano cluster, queste antenne sono tridirezionali. Cosa vuol dire? Che secondo voi quante antenne sono quelle? La prima? Sono uno o tre? Sono tre. Queste quante sono? Tre. Perché là ci stanno 9 pannelli e qua 3? Perché il pannello tiene 3 zone, però la zona è sempre la stessa. Forse è l'angolazione dell'antenna di per sé. Allora, in questo caso qua, questo ci sono tutte cose reali di processi, quindi è stato detto che ha un processo che questa è una e questa è una. Invece il traliccio è uno, il traliccio sparo. Le antenne sono più di una, diciamo, ma il traliccio è uno. Queste antenne, vogliono quante sono, hanno però le stesse coordinate geografiche, perché stanno là. Ma è ben diverso se io sono servito da uno o dall'altra, perché ognuna spara in direzioni diverse. Poi mi è stato detto che queste sono 9 e queste sono 3. Perché sono 9? No, queste sono 3 e queste sono 3. Questo è un pannello in cui c'è una trasmittente e due riceventi. Una trasmittente e due riceventi. Quindi questa è un'antenna. Una, con un codice CCA in uno, un codice G solo. Questa è un'altra e questa è un'altra. Qui il pannello è unico e dentro c'è trasmittente e ricevente. Quindi questa è una e questa è una. Se ne vedete uguali ma sotto al traliccio ce ne sono altre, vuol dire che nello stesso traliccio ci sono due datori che l'hanno montato, lo stesso datore l'hanno montato sopra di GSM e sopra di QMTS. Cioè due tecnologie diverse. Che succede? Forse l'ha toccato? Capito? Quindi la rappresentazione scolastica, no? Convenzionale scolastica adesso non è neanche di questo, ma è io ho un'antenna qua e non è che posso fare un esagono, no? Non è che posso fare un esagono da qua, quella spara qui, e si fanno due cerchietti, uno dove il segnale è un po' più potente e uno un po' più ampio, che parte da qua con una certa direzione. Ok? Ovviamente ok, va bene. Ci sono due specie di gocce, una in cui è forte il segnale, una in cui è un po' più debole, tutte e due in cui è primaria.